L'Istituto Beni Culturali è un ente pubblico della Regione Emilia-Romagna, creato nel 1974. Le sue competenze principali le esercita in materia di biblioteche, archivi e musei. Nel campo particolare degli archivi è da oltre 20 anni che l'Istituto attua sul territorio interventi di riordino e inventariazione a favore delle amministrazioni locali, ma anche di privati, di istituzioni di varia natura. Come per le altre strutture, quindi come si offre la piattaforma museale per i musei e la piattaforma bibliotecaria per le biblioteche, quindi anche nel campo degli archivi dovevamo scegliere, questo anni fa, una piattaforma per offrire questo servizio agli enti locali. E dovevamo anche potenziare l'accesso agli utenti a queste informazioni. L'analisi, diciamo, i requisiti che volevamo erano prodotti il più possibile aperti. L'Istituto ha pensato anni fa di dotarsi di una piattaforma per fornire questi servizi in maniera tecnologicamente adeguata e la più estesa possibile. È stata fatta la scelta del prodotto XDAMS allora, perché aveva dei requisiti che abbiamo riconosciuto essere confacenti a quanto ci aspettavamo. Su una parte di questi inventari, quelli che si sono ritenuti più adatti a questo scopo, è stata avviata anche un'opera di digitalizzazione dei documenti e, cito in particolare, siamo intervenuti anche su istituti culturali di rilievo regionale, quindi non solo sulle amministrazioni locali, quali i comuni, ma ad esempio sull'Istituto Gramsci nell'Emilia-Romagna, sul Centro di Documentazione Nazionale per la Storia del Movimento Cooperativo, il Collegio San Carlo, l'Associazione Orlando e altre istituzioni. Non solo questa scelta, fatta dal nostro istituto, è stata anche condivisa con altre istituzioni locali. Ad esempio, è stata condivisa ed utilizzata in progetti sostenuti dalle fondazioni, ad esempio il progetto Archiviamo, sostenuto dalla Fondazione delle Case di Risparmio di Modena, che ha scelto non solo la piattaforma XDAMS, ma ha direttamente contribuito ad arricchire le informazioni. Oltre al progetto Archiviamo, anche un altro importante progetto, si chiama Città per gli Archivi, sostenuto in questo caso dalle fondazioni Cassa di Risparmio di Bologna, dalla Fondazione Banca del Monte di Bologna Ravenna, che insiste sugli archivi della città di Bologna, ha ritenuto di utilizzare questa piattaforma. Quindi, la scelta fatta è stata anche condivisa, come dicevo prima, con altre istituzioni che hanno operato seguendo gli stessi standard metodologici e utilizzando anche la stessa piattaforma applicativa. A questo punto la scelta di XDAMS di rendere il prodotto open source ci consente anche di entrare nel meccanismo di condivisione di questo prodotto che abbiamo, tra l'altro, nel corso dei 5 anni contribuito dal nostro punto di vista anche in maniera significativa ad arricchire di funzionalità dovute appunto allo studio e all'uso di ormai 5 anni continuativi di questo strumento. Quindi salvaguardiamo anche un investimento fatto dalla nostra istituzione, lo rendiamo open e libero a tutti, a tutte le istituzioni che vorranno utilizzarlo, quindi noi non abbiamo scelto in questo caso un prodotto, ma una metodologia di lavoro. Cosa intendo dire? Intendo dire che è intenzione della Regione Emilia-Romagna, seguendo appunto le sue linee di sviluppo telematico, governare in settori strategici come questo l'intero processo di costruzione del software, quindi non essere dipendenti possibilmente da un fornitore, ma governare la filiera produttiva per poter investire appunto anche in soluzioni le più. Come noi abbiamo deciso di sostenere il progetto mettendo a disposizione le nostre conoscenze, mi auguro anche che le altre istituzioni pubbliche e private che attualmente adottano le piattaforme intendano seguire la nostra stessa strada, quindi creando anche un volano e una massa di istituzioni che coinvestono, se necessario, soprattutto in termini di conoscenza sulla materia archivistica, per far evolvere il prodotto.